operatori. La mia relazione sarà una relazione a quattro mani, la cui prima parte sarà fatta da me, la seconda da parte di Tarcisio Nigro dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un epidemiologo statistico. Che cos'è l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla CCSY e ce n'è bisogno? Il sottoscritto non ha assenza di conflitto di interesse in questa relazione e l'Osservatorio ha avuto un finanziamento istituzionale di 50.000 euro dalla Regione Lazio. Questa tabella dice che ce n'è bisogno, l'abbiamo sentito poco fa, è un esame ecodoppler difficile da fare, estremamente laborioso, lungo e dipendente dall'operatore. Quando nel 2011 esce questa revisione di Laupagis, noi abbiamo visto come, in base all'operatore e alla sua formazione, la percentuale di positività per la CCSY poteva andare da 100%, come il professor Zamboni, o addirittura dello 0%, come detto. Ebbene, qualcosa evidentemente non funzionava. Non solo, ma parliamo di una patologia che è stata sottoposta da parte dei social a una pressione tale che mai si era visto nella storia della medicina. E quindi noi abbiamo ritenuto già nel 2010, sviluppando poi negli anni successivi, di creare l'Osservatorio Nazionale, che ha questo indirizzo elettronico. Ha un organigramma, l'Osservatorio, e la casella mancante, il Presidente Onorario, ma spero e speriamo tutti che venga poi risolto anche alla fine di questo congresso qua. Presidente del Comitato Scientifico, il Professor Fedele dell'Università La Sapienza, Sandro Mandolesi si occupa della coordinazione, io dirigo i centri che hanno partecipato e che partecipano all'osservatorio, Tarcisio Nigro della parte dell'elaborazione dei dati, strumentazione elettromedicale per quanto riguarda il professor Mangone di Cagliari e farmacologia Marco Ciccone dell'Università di Bari. Nasce così la necessità di monitorare nell'ambito di tutte le malattie venose la CCSY sia sul piano diagnostico, quindi clinico strumentale, ma questo monitoraggio sarà possibile anche sul piano terapeutico perché l'osservatorio è predisposto per essere osservato nella parte interventistica, farmacologica e anche di tipo della terapia fisica. E per raggiungere appunto l'obiettivo, l'Osservatorio Nazionale Epidemiologico ha attivato dei centri sperimentali che sono collegati tra di loro attraverso una piattaforma telematica. Allo stato attuale hanno aderito all'osservatorio i centri di Benevento con Aldo Bruno, Foggia, Roma, Teramo, Bari, Cagliari, Milano, Treviso, Arezzo e Imperia. Il tutto all'interno del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del professor Fedele. Noi abbiamo organizzato 5 corsi teorico-pratici, a ogni volta hanno partecipato massimo 3 medici per l'addestramento non già dell'esame ecocolor doppler nella CCSY, perché tutti i medici che hanno partecipato erano già formati sia attraverso uno stage presso l'Università di Ferrara dal professor Zamboni o attraverso altri stage, comunque esperti nella diagnostica della CCSY. È stato fatto il corso invece per applicare questo esame qua alla mappa che poco fa Sandro Mangolesi vi ha illustrato. Si è creato così una rete omogenea, secondo noi affidabile, che raccoglie al fine di mettere a disposizione sia della ricerca scientifica, degli operatori sanitari, ma soprattutto dei pazienti, informazioni stratificate sulla CCSY uniformante tramite una rifertazione su mappa della complessa esecuzione dell'esame ecocolor doppler nella CCSY. Tutti sono stati collegati in rete ed è nato quindi il portale della database. La mappa ve la illustrerò ma semplicemente in breve, perché rappresenta, ed è uno schema
delle vene principali di drenaggio sia intra che extracranico ed è suddiviso in un'area destra e sinistra e le vene extracraniche a loro volta sono suddivise in tre segmenti, il primo tratto più craniale, intermedio, secondo tratto e il più distale in terzo tratto, che è questa che avete già visto poco fa dal professor Mantovesi. Nell'asse centrale, oltretutto, sono stati riportati lo schema della tiroide, il terzo ventricolo e quest'ultimo nell'area di pertinenza encefalica endocranica, e in basso è presente anche una tabella da inserire le aree di sezione trafo spesse delta CSA per il calcolo poi del quinto criterio. Le vene rappresentate nella mappa sono identificate con delle visuali più brevi per vertebrali, di S per succlavie, seguite da D se parliamo di destra, S sinistra e poi aggiungiamo il 90 se parliamo di 90 gradi, oppure non mettiamo niente se invece è nella posizione supina. L'esplorazione è la classica e quindi la compilazione del referto su mappa è il classico per quanto riguarda la vena giugulare interna in J1, J2 e J3, altrettanto per quanto riguarda la vertebrale B1, B2, B3, la vena cerebrale profonda, vena cerebrale superficiale, ultimamente vena succlavia, succlavia destra e sinistra, tronco brachiocefalico destro e sinistro, e poi, come dicevamo, all'interno del nostro osservatorio sono già presenti tutte le sezioni che possono invece riguardare l'interventistica, come la cava superiore, la vena azico, se qui possiamo inserire i dati pre e post intervento in flebografia, la vena renale sinistra, le lombari, intercostali, la cava inferiore, iliaca comune destra e sinistra, il terzo ventricolo l'abbiamo aggiunto ultimamente grazie anche a un lavoro che abbiamo poi pubblicato sul Journal of Vascular Diagnostic, perché ci siamo accorti che tutti i malati che avevano la sclerosi multipla e avevano la CCSVI, molti di questi presentavano una dilatazione del terzo ventricolo all'esame con color Doppler. I criteri naturalmente applicati per l'esame con color Doppler e per la refertazione su mappa sono quelli oramai classici e stabiliti dalla letteratura, i criteri di Paolo Zamboni 2009, successivamente modificati e integrati nel 2011. E questa è la simbologia che noi utilizziamo su mappa, della quale io non vi descriverò i particolari, perché tutto questo naturalmente è stato pubblicato, adesso vedremo anche su quali riviste, abbiamo soltanto voluto inserire un paio di novità che però vanno ulteriormente aggiornati e pubblicati, cioè per noi sono spunti di interesse, sia attraverso il test respiratorio di Manconi e sia attraverso la rotazione della testa. Dicevo, sono stati pubblicati e quindi in qualche maniera confermati attraverso questa pubblicazione che è recente, del 10 di luglio, è stato portato a livello internazionale al Congresso Mondiale di Sydney dell'Unione Internazionale di Angiologia nel testo che hanno distribuito in quella sede, e di questa mappa qua ne abbiamo anche fatto una consensus, cioè abbiamo chiamato gli esperti che le società scientifiche nel loro interno avevano, ci siamo riuniti a Roma presso il Dipartimento del professor Fedeli, per cui si è arrivati poi alla pubblicazione su Acta Flebologica di un consenso sulla simbologia e la terminologia che noi utilizziamo e che naturalmente raccomandiamo per la compilazione di questo protocollo. Sono state fatte relazioni orale, sia al congresso di Boston dell'anno scorso, l'Eurochart dell'anno scorso a Roma, il Central European Vascular Forum a Roma di quest'anno e l'ultimo il congresso di Palermo di qualche mese fa.
per accedere al programma dell'osservatorio si è muniti poi di una password che è un username personale, e l'inserimento del paziente avviene in maniera automatica, che è archiviato, e si crea così un codice identificativo del paziente, questo per salvaguardarne la privacy. Alla situazione attuale, noi abbiamo all'interno dell'osservatorio questi numeri qua, cioè abbiamo più o meno studiato 2.000-2.500 pazienti, di cui 881 a oggi hanno esami completi e che sono stati sottoposti a un'analisi statistica seria, altri esami in fase di elaborazione sono 400, abbiamo anche 200 controlli sani e 100 risonanze magnetiche che sono state archiviate. Per cui alla fine ogni centro partecipante all'osservatorio può fare le sue statistiche, non può vedere le altre statistiche, e solo il centro di riferimento nazionale può invece fare le statistiche generali. E la MEMNET e l'osservatorio, secondo noi, rappresenta il primo step di un database che invece sarà internazionale e che vedrà coinvolte le altre patologie dell'insufficienza venosa, ma anche quella appunto delle gambe, per esempio. E questa è l'ultima pubblicazione che abbiamo avuto due o tre giorni fa, sempre su Acta Flebologica, nella quale sono stati pubblicati i dati di un lavoro di 551 di quei pazienti che sono stati elaborati nell'osservatorio. Non mi soffermo sul fatto che l'ecocolon Doppler nella CCSWI è un esame estremamente complesso, lo sappiamo, e il software che utilizziamo della mappa ci risolve molti di questi problemi, sia perché ci fa compilare un report che in maniera molto veloce, non solo, ma riduce anche la possibilità che ci sia un errore umano, ma soprattutto standardizza l'esame ecocolon Doppler fatta di segni e simboli, applicando esclusivamente i criteri di Paolo Zamboni 2011 attuali. Io concludo con queste due foto qua. La prima è quella del master che abbiamo fatto nel 2011, credo, all'Università di Ferro, l'unico master che è stato organizzato dal professor Paolo Zamboni, in cui ho conosciuto uno scienziato, e ma forse anche un amico, grazie.